Cari concittadini e cari telespettatori di Teletrullo, benvenuti a quello che è il nostro secondo appuntamento televisivo con questa trasmissione autogestita del gruppo Alleanza, per Alberobello. E intanto mi preme dire che non è presente con noi il consigliere Vito Carparelli per ragioni di salute, e purtroppo è assente. E quindi veniamo al dunque. Abbiamo inteso convocare fare questa trasmissione autogestita per parlare un po', come dicevamo l'altra volta, di quelli che sono le problematiche o le problematiche che attraversano la nostra piccola comunità. Ci è sembrato opportuno, dopo aver fatto la prima trasmissione a dicembre scorso, fare quest'altro punto, perché riteniamo dover dire alla nostra comunità quello che pensiamo su alcuni argomenti che vanno per la maggiore in questo momento nella nostra comunità. Parleremo del tanto discusso posizionamento dell'antenna ripetitore in quel di Coreggia, che ha visto l'interessamento di un gruppo di cittadini e la creazione di un comitato contro questo posizionamento dell'antenna ripetitore, e parleremo di quello che è sotto gli occhi di tutti anche la nostra piazza, che è lo smantellamento della pedana di Miseria, ma che non per quanto ci riguarda non riguarda solo Miseria, ma riguarda una problematica molto più vasta legata a quella che è una regolamentazione per quanto riguarda le attività produttive e quant'altro. Abbiamo inteso fare questa trasmissione vista la mancanza di una convocazione di Consiglio Comunale. Noi riteniamo che siano problemi da discutere in Consiglio Comunale, tanto che presentiamo due interpellanze messe all'ordine del giorno per il prossimo Consiglio Comunale. Iniziamo così. Diamo la parola, così come abbiamo inteso dire durante la nostra campagna elettorale e continuato a fare nel nostro ruolo di opposizione nel Consiglio Comunale, noi, ognuno di noi, di noi cinque, oggi, stasera noi quattro, ha la facoltà di parlare, dice la sua. E passo la parola ora al dottor Lippolis, al consigliere Lippolis. Grazie Gianvito, siamo a quasi un anno dalle elezioni amministrative, già quasi trascorso un anno, a maggio farà un anno, elezioni che hanno eletto una compagine di centrodestra o di destra, e ad un anno di distanza si può tranquillamente affermare che questa nuova amministrazione manca di un progetto per il Paese. Francamente è un'amministrazione di cui non si avverte la presenza, ma questo dai fatti, dagli atti, dai comportamenti. Insomma, è un'amministrazione che ha avuto in tutti questi mesi l'unico obiettivo di voler colpire determinate persone e di voler addebitare responsabilità, e più delle volte false, alla passata amministrazione. Insomma, questo è il dato di fondo ed è un dato preoccupante per il Paese, perché il tempo che si perde non è facile da recuperare. Insomma, un'amministrazione viene eletta, ottiene dei voti per governare un paese. Attualmente, o in questi mesi, il paese non è stato governato. Se pensiamo a quelli che sono stati i pochi atti assunti dall'amministrazione, dalla rinuncia del finanziamento di 350.000 euro, che è stato il primo atto, insomma, soldi che non recupereranno più e che la comunità non avrà più, agli atteggiamenti e ad alcuni atti di cui si parlerà stasera, si capisce con molta chiarezza che non è un'amministrazione che governa. Sì, insomma, ci può essere gli abbracci, baci, saluti, fatto di educazione, ma amministrare il paese è ben altra cosa. E se pensiamo a quello che è successo, che sta succedendo questi giorni,
a cui faceva riferimento già il nostro capogruppo, alla questione dei Deors, alla eliminazione della pedana per quanto riguarda l'attività produttiva miseria e nobiltà, riteniamo che sia un atto sciagurato, dannoso per l'intera comunità e per l'intera categoria. E insomma, noi viviamo in un paese turistico dove queste strutture, queste attività sono una parte fondamentale della nostra economia. Volerle colpire solamente o volerne colpire alcune, in questo caso voler colpire miseria e nobiltà solo perché forse non è una persona servita a loro, una persona che probabilmente non li ha votati o una persona lontano da loro, e voglio dire, è colpire un'intera comunità e un'intera categoria. Insomma, quell'imprenditore si era impegnato a fare una struttura bella da un punto di vista architettonico, ma questo a detta di tutti, una struttura che serviva al paese, alla fine ha dovuto smantellare perché la volontà dell'amministrazione o del nuovo tecnico che hanno nominato all'ufficio tecnico, come capo dell'ufficio tecnico, la volontà era quella di colpire la persona, arrecando un danno notevole alla categoria. Io da qui faccio un appello all'intera categoria ad essere uniti, a non essere divise su queste cose, perché adesso è capitato a miseria e nobiltà, ma può capitare anche ad altro, vista la fragilità anche di quel settore e le norme che disciplinano tutta quella materia. Noi abbiamo assunto una posizione politica molto forte su questa storia. Quando siamo stati convocati per discutere del nuovo regolamento dei Deors, noi abbiamo assunto una posizione, abbiamo detto siamo disponibili a regolarizzare, cioè a dare il nostro contributo per regolarizzare e regolamentare completamente tutto questo settore, a condizione che tutti i cittadini e tutti gli operatori siano messi sullo stesso piano, possano partire dallo stesso livello e non colpire uno senza capirne le ragioni e le motivazioni. A questo non siamo stati ascoltati, ci siamo alzati e ce ne siamo andati. La questione è andata avanti e con tutto quello. Ora io pongo una domanda all'intera comunità: ma era più bella la struttura che stava prima o come sta adesso? E non si poteva trovare una soluzione che salvaguardasse, voglio dire, un'attività produttiva che dava lavoro a 3-4 famiglie in una situazione economica finanziaria particolare? Evidentemente l'obiettivo dell'amministrazione non è quella di governare, ma è quello di colpire le persone che insomma a loro sono antipatici o che non sono funzionali a loro. Non si governa così una comunità, e questa la stessa cosa è successa per le antenne, di cui parlerà Viviano dopo. Io penso che una compagine deve avere un progetto e deve sapersi assumere le responsabilità. Governare una comunità significa assumersi le responsabilità e non colpire le persone o andare alla ricerca di responsabilità e di colpe che sono delle precedenti amministrazioni o quant'altro. Io penso che questo sindaco non è in grado di dirigere e di guidare un paese complesso e particolare come il nostro, e non penso nemmeno che l'intera compagine di maggioranza la pensi tutta alla stessa maniera. Non si governa così un paese, si è perso già un anno e non sarà facile recuperare il tempo perduto. Il nostro compito naturalmente è quello di fare opposizione in consiglio comunale e nel paese. Questo è il compito che ci è stato assegnato e con serietà, con rigore, lo faremo fino in fondo, sempre guardando all'interesse generale del Paese. Prendo la parola dopo Alberto Lippolis. Buonasera a tutti i telespettatori che ci seguono. Mi viene da fare alcune riflessioni dettate da uno stato d'animo che, diciamo, è una continuazione, una sequenza di quello che abbiamo portato avanti in questi mesi dove
abbiamo avuto diversi spunti di riflessione legati ovviamente alla vita politica, sociale, amministrativa della nostra cittadina, ma poi diciamo anche di più ampio respiro legate a quelle che sono state le evoluzioni di quella sensibilità che oggi tutti quanti voi cittadini, elettori, voi telespettatori avete elaborato e state fortemente cercando di farci capire, e cioè quello che deve essere anche il nostro ruolo di amministratori. Non voglio fare delle considerazioni diciamo di carattere generale, perché non mi competono, non perché non ne abbia la capacità o la possibilità, ma perché forse anche lo spazio qui è limitato. Però voglio fare due semplici riflessioni, partendo ovviamente dalla nostra esperienza locale. Due riflessioni che vertono su due direttrici, una di carattere sociale ed economica, fondamentale, e l'altra prettamente politica. Che cosa significa quando una amministrazione, nella fattispecie la nostra, tende a non facilitare o non agevolare il compito del cittadino imprenditore, del cittadino che vuole con la sua capacità, con il suo impegno, col suo lavoro cercare di concretizzare le sue aspirazioni, e con questo sacrificio prettamente economico ma anche di passione, di voglia, riuscire a contribuire a far crescere il suo paese. E vabbè, ma non si può amministrare tarpando le ali alle persone. Cioè, noi ci dobbiamo rendere conto che andare a fare operazioni o non farle proprio mirate a tagliare le gambe all'imprenditoria locale, alla voglia di sviluppo dell'attività degli imprenditori locali, significa mettere in crisi ancor di più le aziende che già si stanno barcamenando, e ve lo dico da un osservatore privilegiato, si stanno barcamenando tra difficoltà enormi. Allora noi, Albero Bellesi, lo voglio mettere tra virgolette, baciati dalla fortuna, perché noi non siamo artefici delle nostre fortune, noi siamo stati baciati dalla fortuna e dall'intuizione di pochi che hanno voluto comunque preservare un patrimonio che non facilmente è stato conservato così come è stato conservato. Per cui stiamo attenti a come dire, tarpare le ali agli imprenditori, perché tra l'altro non so se alla nostra amministrazione è arrivata notizia o si sono resi conto, il futuro della promozione di un territorio, della sua valorizzazione, e non passa più attraverso le casse del pubblico, ma attraverso l'impegno e l'aiuto sostanziale, importantissimo, fondamentale dei privati. E noi che cosa facciamo? Noi politici locali, con la P minuscola, noi non facciamo niente? Non dobbiamo metterci in condizione di aiutare queste aziende al massimo? Se ci sono 10 attività che vogliono mettere i tavolini all'esterno, io mi devo preoccupare di farle rimettere a tutte 10, mi devo preoccupare di farne creare altre 10 che lo facciano, perché significa che diventiamo un salotto bello dove le persone vogliono venire a passare alcuni momenti della loro giornata o delle loro vacanze. Questa è la verità. Questo significa, ed è l'aspetto sociale economico fondamentale, che quelle attività produrranno reddito, daranno la possibilità a decine, devo correggere il mio amico Alberto, Misera Nobiltà non ha mantenuto solamente 3 persone, Misera Nobiltà a pieno regime ha avuto anche 15 lavoratori dipendenti, che significa 15 mensilità, che significa gente che produce a sua volta reddito, che può a sua volta investire sul territorio. Ma di che cosa stiamo parlando? E la politica cosa dovrebbe fare? La politica dovrebbe rappresentare le esigenze del territorio,
dovrebbe aiutare queste persone a uscire fuori dal bozzolo per creare il proprio progetto imprenditoriale. E che cosa fa? No, crea legacci, legacciuoli, vincoli, affinché alcune volte punitivi, è la cosa peggiore che si possa fare, punire poi le persone per scelte forse fatte in maniera non condivisibile. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma chi va ad amministrare deve essere l'amministratore di tutta la comunità, anzi deve tutelare ancora di più coloro che ritengono che non sono stati appoggiati politicamente, perché questa è la dimostrazione di una maturità politica intelligente, di una vera rappresentatività politica. Alla gente bisogna parlare. Ma dov'è la concertazione, signori miei? Noi abbiamo fatto pochi consigli comunali, e meno male che ci siamo impegnati noi pure qualche volta, perché altrimenti sarebbero stati ancora meno. E questo che cosa significa? Che significa che se non c'è dialogo a livello istituzionale, ma che dialogo che volete che ci sia anche con le associazioni di categorie, con i sindacati? Non c'è! Io l'ho denunciato già l'altra volta. Così non andiamo da nessuna parte, c'è bisogno di dialogo, bisogna costruire il futuro insieme, perché il futuro non è monocolore, il futuro è di tutti e tutti quanti dobbiamo avere la possibilità di dire la nostra. E chiaramente non ci si può prescindere dalle associazioni di categoria quando si va a parlare di The Horse o piuttosto di attività imprenditoriale in generale, di attività economiche in generale. Ma come si fa? E che cosa facciamo noi qui ad Albero Bello? Niente. Ci arrocchiamo sul nostro ruolo istituzionale. Attenzione, io dico nostro, ma in questo momento, da non a questa parte, noi quattro non abbiamo nessun ruolo istituzionale. Noi cinque, quattro in questo, scusate il lapsus, non abbiamo nessun ruolo istituzionale se non quello che ci arroghiamo di volta in volta in consiglio comunale, e neanche ci fanno parlare molte volte, perché si tirano fuori delle storie di tempi, di ristretti, eccetera. Ma di che cosa stiamo parlando? Scusatemi se mi ripeto, no? Allora l'amministratore si arroga il diritto del proprio ruolo istituzionale, ma secondo me quasi con questa aura di autoreferenzialità. Ma non è questo che la gente vuole da noi, e noi per questo faremo ancora altre trasmissioni se non ci consentiranno, ripeto, di parlare, ma le faremo anche se ci consentiranno di parlare, perché qui abbiamo la volontà di voler creare insieme anche un nuovo modo di fare politica tra la gente. Grazie, e passo la parola al mio collega Giuliano. Grazie, buonasera ai telespettatori. Facevo una considerazione, è la mia prima esperienza di consigliere di opposizione e sinceramente ad oggi posso dire che non mi aspettavo tutto questo. Non me lo aspettavo perché ricordo i tempi in cui ad amministrare era la Democrazia Cristiana e all'opposizione vi era ora il Partito Socialista, ora il Partito Comunista o entrambi. Ricordo le battaglie politiche fatte dall'opposizione e anche se giovanissimo ricordo che erano battaglie politiche sul sistema di amministrare una cittadina. Sistema di amministrare che poteva essere condiviso o poteva essere non condiviso, ma che era un sistema di gestire, di amministrare la propria cittadina, era un sistema del fare. Un fare, lo ripeto, che poteva essere condiviso o meno, ma che aveva un senso perché c'era un progetto dietro. Oggi mi ritrovo, anzi ci ritroviamo, a dover stabilire di chi è la colpa di questo, di quello, e ad assistere alle vendette di questa maggioranza, perché di vendette si tratta. Per il resto, il vuoto, eppure ad Albero Bello ci sarebbe tanto da fare.
di chi è la colpa per il CONAD e di chi è la colpa per l'antenna in Correggia. Mi voglio soffermare su quest'ultimo aspetto, sull'antenna che è stata installata in Correggia. E mi voglio soffermare con i documenti alla mano. Mi perdonerete se leggerò alcuni passi. Siamo ad ottobre 2011, quindi in piena amministrazione De Luca, quando la Vodafone presenta il progetto di installazione dell'antenna in Correggia. Ebbene, a febbraio del 2012 l'ufficio tecnico fa una determina, mi permetto di leggere, dove si dice: si comunica preavviso di parere contrario alla proposta progettuale in considerazione del fatto che l'intervento è posto nelle vicinanze di un complesso scolastico e di una chiesa di rilevante valore storico. Detto questo, si dà il termine all'azienda per fare le proprie controdeduzioni e si avvia regolarmente il procedimento. Siamo al 28 marzo 2012, in piena amministrazione De Luca, quasi alla fine, quando la dottoressa architetto Palma Librato, nominata dall'amministrazione De Luca come responsabile per la redazione delle istruttorie di tutte le pratiche che poi dovevano passare alla commissione paesaggistica, redige appunto l'istruttoria che sarebbe andata in commissione qualche giorno dopo per l'antenna di Correggia, dove dice: annotazioni per la commissione, visto il parere contrario dell'ufficio tecnico sezione centro storico motivato dal fatto contingente che l'intervento previsto si colloca nelle vicinanze di un complesso scolastico e di una chiesa di rilevante valore storico, si ritiene che l'intervento sia non compatibile. Siamo al 30 marzo, la Vodafone presenta le proprie controdeduzioni supportate da una serie di giurisprudenza. Il 4 aprile l'ufficio tecnico prende atto di queste considerazioni e le trasmette alla commissione paesaggistica. Si riunisce la commissione paesaggistica il 18 maggio, amministrazione Longo. Stranamente sono due i componenti, il terzo manca, viene emesso un parere favorevole. Ci sono ulteriori passaggi, c'è il passaggio alla sovrintendenza, la sovrintendenza che di solito interviene su tutto, in questo caso si dice non competente, quindi si va avanti e si arriva al 3 settembre 2012. Il 3 settembre 2012 un certo architetto Carmelo Rosario Guida, che è stato responsabile degli uffici per una settimana, credo 10 giorni, rilascia l'autorizzazione paesaggistica senza far riferimento né al parere contrario dell'ufficio tecnico né all'annotazione di parere contrario dell'architetto Librato che si era espressa nel modo che ho precedentemente detto. Si arriva quindi al permesso di costruire rilasciato a settembre 2012, cioè durante l'amministrazione Longo. Ora voglio fare una considerazione. L'amministrazione Longo ha deciso di installare quell'antenna in Correggia, se ne deve assumere la responsabilità politica. Si amministra prendendo delle decisioni e si amministra prendendosi la responsabilità, assumendosi la responsabilità politica di quelle decisioni e degli atti amministrativi. Per quanto riguarda il ruolo dell'opposizione, il ruolo di noi tutti, mi preme sottolineare che avevo dato la nostra disponibilità prima che l'antenna fosse montata a un membro del comitato che conoscevo bene, il quale mi aveva chiesto di aspettare e poi mi ha spiegato che preferiva non mettere la politica in mezzo, e forse aveva anche ragione, perché altrimenti al posto di un'antenna ne mettevano 10. Ho ricostruito la vicenda perché
è bene ristabilire tutta la verità, e dico tutta, su questa storia. Detto questo, spero che la prossima volta che ci vedremo qui in televisione, ma soprattutto la prossima volta che saliremo in consiglio comunale, non si parli più di chi è la colpa, di questo o di quello, ma saliremo lì sopra per parlare di cosa vogliamo fare di Alberobello, per parlare di cosa vogliamo fare per le famiglie, di cosa vogliamo fare per il lavoro, per gli artigiani, per i commercianti, di cosa vogliamo fare per lo sport, di cosa vogliamo fare per i giovani. Grazie. Noi non vogliamo tediarvi più dello spazio necessario, insomma. E i miei amici consiglieri sono stati chiarissimi nelle loro esposizioni, ma qualche altro piccolo cenno vorrei darlo. Vorrei dare qualche piccolo cenno anche in rapporto a quello che è già stato detto, riguardando un attimino la storia, cos'è stato poco prima di giungere a questo anno del niente, secondo noi. Amministrazione De Luca, di cui noi abbiamo fatto parte, siamo orgogliosi di averne fatto parte, perché comunque oggi, a distanza di un anno, il gruppo Alleanza per Alberobello, che viene da quell'esperienza, discute di questi argomenti. Perché nell'amministrazione De Luca per 10 anni si è creduto nello sviluppo turistico di questa città? E non lo diciamo a caso, lo diciamo perché la storia parla di noi. Il trend tra aperture e chiusure, attività produttive nella nostra comunità a fine mandato, 10 anni. 10 anni che hanno visto la piena recessione economica. Ma il trend fra aperture e chiusure, attività produttive legate al turismo in modo particolare, è stato positivo. Noi vogliamo che continui a essere positivo, e il nostro non è altro che un monito per l'amministrazione a far bene, a non continuare a comportarsi in questo modo. Con il rancore, io l'ho detto in campagna elettorale e l'ho detto poco dopo le elezioni, con il rancore non si governa, non si amministra. Si amministra con l'amore per la nostra comunità. Il trend era positivo, perché noi, una volta insediati, non abbiamo tenuto conto di chi era vicino e di chi era lontano. Abbiamo tenuto conto che il nostro era un comune fortunato, perché aveva questa fortuna del turismo e che lo doveva coltivare al meglio. Così vogliamo che faccia questa amministrazione. Noi la invitiamo a comportarsi in questo modo. Basta vedere gli atti fatti fino a un anno fa. Noi vogliamo che tutte le attività produttive abbiano un futuro e che tutte le attività produttive possano... In campagna elettorale sono stato rimproverato perché dicevo sempre che il futuro di Alberobello è il turismo, e parlavo di turismo. Dico ai giovani: non abbiate paura di esporvi. Dico alle attività produttive, ai titolari delle attività produttive: non abbiate paura di mostrare le vostre lamentele. Non abbiate paura, perché è giusto che facciamo sentire tutti la nostra voce, così come sempre abbiamo fatto. Amministrazione De Luca, 10 anni, nessuno è venuto da fuori in quel trend positivo. Nessuno è venuto a rubare il lavoro ad Alberobello, e i commercianti di questo comune lo sanno bene, perché una delegazione qualche anno fa è venuta a parlare con me e con il sindaco De Luca. Io ero assessore alle attività produttive, e questa delegazione sa bene come ci si è comportati di fronte a un imminente rischio di, diciamo, qualcuno che veniva a rubare il lavoro da fuori. Noi vogliamo che ci si comporti così
nel rispetto delle regole della legalità che noi abbiamo sempre rispettato. Dove sono finiti quei proclami da comizio elettorale sul palco, in piazza, legalità, dobbiamo vedere gli atti? È passato un anno. Io ebbi l'onore di dire che se noi, che avevamo amministrato, ci presentavamo al giudizio della nostra comunità, è perché sapevamo di aver fatto bene, secondo noi, nel senso che eravamo sicuri di esserci comportati nella perfetta legalità su tutti gli atti e anche di fronte alle continue, e l'ho detto anche in campagna elettorale a nome di tutti, denunce, ringraziando il nostro lavoro negli anni scorsi, c'è stato un nulla di fatto per tutti, perché era tutto regolare, i lavori sono stati eseguiti sempre tutti in regola, le autorizzazioni tutte in regola e abbiamo trovato sempre le soluzioni per tutte le attività produttive che avevano voglia di investire e di dare occupazione. Dicevo dei giovani, non abbiate paura, giovani, rivolgetevi pure a noi se avete qualche idea, qualche voglia di aprire qualche attività produttiva o d'altro, e se vi viene ostacolata la strada, perché così come abbiamo detto sempre e anche in campagna elettorale, e vogliamo che lo capisca anche questa amministrazione che evidentemente è in faccende affaccendata altre da quelle di amministrare, che l'occupazione ai giovani non si dà promettendo e non mantenendo, si dà dando sviluppo anche a quelle attività produttive che si occupano di turismo nel nostro territorio. Io, cosa dire, un altro appunto, l'amministrazione De Luca ha approvato il posizionamento di un ripetitore telefonico H3G allocato sul palazzetto dello sport. È vero, ricordo un consigliere d'opposizione, Giuseppe Ricci, caro amico, oggi assessore, che legittimamente, perché io ho sempre avuto questo punto di vista, dall'opposizione, girava una domenica mattina per la piazza di Alberobello con dei volantini e diceva: l'amministrazione De Luca vende la salute dei cittadini per 15.000 euro al mese. È vero, avendo saputo... purtroppo io ho questa abitudine di chiamare in causa i testimoni, all'epoca responsabile dell'ufficio rilascio autorizzazioni ripetitori era l'attuale assessore Labate. Avevamo decine e decine di richieste di allocazione di ripetitori e sapevamo che perdevamo tutte le cause quando rigettavamo le richieste. Per una volta decidemmo, visto che dobbiamo farlo mettere sul nostro territorio un ripetitore, lo allochiamo su una proprietà comunale, almeno ne ricaviamo qualcosa per il nostro comune. A questo voglio anche dire un'altra cosa. Tante sono state le proposte per allocare ripetitori in spazi privati in 10 anni di amministrazione. Non lo si è fatto mai. Questo perché si è amministrato nella correttezza, nella legalità e senza pensare al tornaconto personale. Nessuno di noi, dal sindaco De Luca all'ultimo dei consiglieri. Vi ringrazio di questo tempo che vi abbiamo rubato e vi lasciamo con, chissà, al prossimo appuntamento. Grazie a tutti.